Jumps to other universes, moving to collapse. Buongiorno sclerati, tappa numero 34 in direzione Vetralla. Partiamo da Viterbo, sono le 5 e mezza di mattina, non è prestissimo, ma ci ho messo un sacco di tempo a prepararmi per uscire. Sento ancora l'effetto della terapia. Per fortuna che oggi la tappa non è lunghissima, sono solo 18 km e speriamo di non arrivare con il caldo. Ecco, non so di preciso che giro ho fatto, ma ho sbagliato una strada e adesso sto andando su strade non conosciute verso la via Francigena. In questo caso non è colpa della Francigena, ma del posto dove dormivo, che era estremamente dislocato dalla partenza. Quindi non vedo l'ora di arrivare su questa via in modo che ci siano tutti i segnali. Cioè, comunque Viterbo è una città bellissima, è veramente bella, ci sono un sacco di cose da visitare. Solo che mi dà sempre questo senso di essere abbandonata. Non la vedo sfruttata, ma ci tornerei. Giù di qua mi indica il collegamento con la via Francigena. Ta-daan! Sto camminando da mezz'ora e ho percorso 3 km, di cui solo uno fa parte del percorso. Adesso siamo in salita e l'altra cosa che non mi spiego è perché Johnny pesi sempre ogni giorno di più. Sempre segnalatissima. Ma che bell'angolino di paradiso. Soprattutto se c'è il sole, che ancora deve uscire, però è più un gusto guardarle queste pietre che costeggiano a sinistra e a destra il passaggio. In salita, ma molto 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 suggestivo. Ora sono circa 2 km così, sinistra, destra, roccia. Bellissimo! Continuo a dire bellissimo, non so che altro dire, è a tutti gli effetti bellissimo. Ecco che si inizia di nuovo a vedere quella che è un po' la campagna del Lazio. Lasciamo l'asfalto e proseguiamo. Sterrato. L'alba è già iniziata da un po'. Siamo ai 6 km percorsi, circa un terzo della camminata di oggi. Tutto bene, è fresco, non sono ancora stato sotto il sole. Avanti così direi. Quello che arriva il sole, chissà che ci sia ancora ombra da qui in poi, eh? Altrimenti soffriremo anche oggi. Qui per un po' affianchiamo la statale che porta direttamente a Roma, ma dovremmo affiancarla semplicemente e non percorrerla come è successo in passato. Almeno spero sia così. Devo imparare a correggere lo sforzo, perché anche questa mattina sto camminando, guarda che bello il sole là dietro, sto camminando a 5,2 km orari di media. E quindi sto impiegando tantissima energia. Da una parte lo faccio perché cerco di sforzare adesso prima che esca il sole, perché poi so che mi ammoscio. Dall'altra perché a tutti gli effetti sfrutto il fresco,
che non fa bene solo a me, fa bene un po' a tutti i camminatori, da quello che mi dicono. Tuttavia arrivo poi a fine tappa, che sono sempre sfinito anche per questo. Ci devo ragionare un pochino su. A tutti gli effetti in macchina è molto veloce, far 20 km in macchina cosa ci vuole? Quarto d'ora. A piedi è un'altra cosa però, perché questi bellissimi posti non si vedrebbero altrimenti. E via Francigena mi sta sfidando a perdermi, cosa che ho praticamente sempre fatto. È una sfida dura perché è veramente segnalata dappertutto. A proposito di perdermi, se volete vederlo in tempo reale, senti che eco. Vabbè, se volete vederlo in tempo reale, seguitemi sulla pagina Instagram, dove ci sono gli aggiornamenti sempre ogni giorno, minuto per minuto, ma anche ora per ora. Ma insomma, ci sono gli aggiornamenti. Brevissima pausa dei primi 10 km. Siamo usciti praticamente in maniera completa da quella che è la statale. Mangiamo qualcosa e poi si riparte. Andiamo a sinistra su questo sentiero escursionistico. C'è qualche insetto che mi attacca. Ma se come 2 anni fa, quando facevo per le prime volte la terapia per la sclerosi multipla, nel mio caso Natalie Zumab o Tesabri che si voglia chiamare, io e Stella ci siamo accorti che le zanzare mi pungevano a terapia appena fatta e morivano. Quindi state attente, perché non credo vi convenga. Chissà cosa ci mettono dentro su quel farmaco. E lì ci troviamo al solito problema da evitare, che sono le pecore e i cani da pastore. Quindi in silenzio si va avanti di qua, oppure si taglia in mezzo a questo splendido oliveto. Diciamo che tagliamo a tutti gli effetti in mezzo all'oliveto, perché qui il sentiero non si può davvero percorrere. Di là ho sentito sparare qualcosa, forse ero troppo in mezzo al campo. E di qua ci sono sempre loro. Andiamo di qua, quindi. Da qui il sentiero è migliorato veramente molto. Bellissimi questi scorci in mezzo agli olivi. Bellissimo il posto e bellissima comunque la camminata. Ma sono solo le 7:30 e ci sono già 25 gradi e io inizio a essere molto molto stanco. Sarà perché anche stanotte ho dormito solo 4 ore, sarà per il tisabri, sarà per il caldo, ma è così, non so perché. Però che meraviglia questo percorso. Sono sempre questi contrasti incredibili di colore che ti possono lasciare solo felicità. Wow! E finalmente anche delle panchine, dei chioschetti dove sedersi. Eh sì, molto molto bella questa tappa. Stancante, ma fantastica da camminare. Ho deciso di correre subito ai ripari con la bandana bagnata. Strano che in così pochi chilometri inizi a succedermi di sbandare, ma prevenire è meglio che curare, dicono. Quindi un po' di fresco in testa, secondo me, fa solo bene. È 8 e lui è già lì, che si sta avvicinando ai 30 gradi. Ma si può? Quanto presto devo partire la mattina? La prossima tappa sarà decisamente più lunga, anzi tutte le tappe fino a Roma saranno molto più lunghe, quindi credo partirò
dovrò partire almeno un'ora prima. Questo vorrà dire cercare di riposare ancora di più, perché le 4 ore di stanotte non sono bastate, e questo si spera di riuscire a farlo se c'è internet, per riuscire a montare i video in maniera più facile e soprattutto per caricarli più velocemente. Dai che manca l'ultimo terzo di questi 18 chilometri, salita, asfalto, caldo, un mix incredibile per mettere alla prova il post terapia. Cambiato il sentiero, un po' d'ombra finalmente, respiro già meglio. Usciamo dal percorso di campo di campagna, seguo sempre i segnali ormai, non uso neanche più le mappe, e iniziamo la strada asfaltata. Credo siano gli ultimi 4 chilometri. Si riprende di nuovo la discesa, ma soprattutto c'è ombra. Posto veramente, ragazzi, che vale la pena camminare per correre. E qua invece prepariamoci alla fatica. Su, fatta. Certo che poi quando arrivi su e ti trovi un panorama del genere, ne è valsa la pena. Eccola là in fondo, la meta di oggi, Vetralla. Dai, dai che manca poco. Ma guarda un po' quanti fichi d'India ci sono qua. Sono molto incuriosito da questo cartello, cartello che ho trovato anche più sotto. Sono un po' di corsa perché mi aspettavo in comune, però secondo me vale la pena farci un giro e andiamo a vedere di cosa si tratta, dai. Forse è troppo presto, però carini, eh? E wow che posto. Purtroppo non c'è nessuno, peccato, perché mi avrei fatto molto piacere conoscerli. Ragazzi, si prosegue di qua e andiamo a Vetralla. Altro esempio di via fatta bene è quel cartello lì, dove indica sia la via da percorrere, ma si dice anche che possiamo fermarci e utilizzare una sosta per l'acqua potabile. Wow, questa è una cosa che mi piace molto e che non avevo ancora visto. Siamo quasi, manca un chilometrino. Situazione, sono le 9:20, fa caldo e questa è una tappa però corta. Ho qualche dolore sicuramente legato alla parte neurologica, perché ormai riesco a distinguere i dolori fisici della troppa camminata, del troppo peso, dagli altri dolori. Tutto sommato la camminata comunque è veramente bella e piacevole, il percorso fantastico. Devo cercare un modo per andare a dormire prima, svegliarmi prima e partire prima, perché le prossime tappe non sono corte come questa, anzi sono lunghe, ce n'è una da 28 km e quindi lì dovrò partire al massimo alle 4 di mattina. Questo significa prenderla con più calma e sbrigarmi un pochino con le persone che incontro e cercare di adottare una filosofia differente da quella che ho utilizzato fino ad oggi. Quindi, parola d'ordine, riposo assoluto. Ultimo chilometro prima di arrivare in centro a Vetralla. Buongiorno Ciuchi! Ma che bellini! E allora uccidetemi, ditelo. Fai l'ultima salita per arrivare a Vetralla e poi lì muori. Oh, ogni arrivo è così, eh? Incredibile. Però ci siamo.
E ragazzi, posso affermare di essere arrivato a Vetralla con un bellissimo murales. E quindi anche la tappa numero 34 è finita e l'abbiamo portata a casa. Ok, sono arrivato al posto dove dormirò. Ho trovato dei pellegrini. Come vi chiamate? What's your name? Sarah. And? Linda. Nina. George. E lui che non vuole assolutamente essere ripreso. Comunque ci tenevo a farvi vedere anche i primi pellegrini che trovo lungo il cammino.